Un divario enorme tra le due squadre che rispecchia dettagliatamente nel punteggio finale. Lovidiana Sulmona batte per 8-0 il fanalino di coda Atletica Lanciano e conquista la prima vittoria esterna. Buona la partita, buon risultato, bene anche il gioco espresso in mezzo al campo, tutto quello che abbiamo provato in settimana. E sono molto contento perché è la prima vittoria in trasferta e quello che ci eravamo prefissati da subito. Gara giocata sotto la pioggia dall'inizio sino al termine, con difficoltà logistiche per il pubblico. Spalti chiusi ed accesso solamente dietro una porta. Questa è la situazione che si è presentata al campo sportivo Villa delle Rose di Lanciano. Un cantiere aperto dove praticamente di agibile ci sono solo il rettangolo di gioco e gli spogliatoi. Per le riprese televisive è sistemata un'impalcatura, ma senza una scala per salirci, in barba alle norme di sicurezza. La nostra emittente Onda TV è stata costretta pertanto a posizionarsi, tra virgolette, in curva, dietro la porta difesa nel primo tempo da Lorenzo Cattafesta. Ci scusiamo con tutti voi se siamo costretti a presentare una partita del genere alle porte del 2020. Sembra strano, ma vero. Come si fa a considerare agibile una struttura in un aperto cantiere? E tra l'altro senza avvisare la squadra ospite che, con i tifosi al seguito, si è trovata in forte imbarazzo. Chiediamo scusa per le riprese effettuate in una situazione da terzo mondo e sperando che sia l'ultima volta di vivere una situazione così indecorosa, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. La squadra di Cardilli sblocca subito il risultato al quinto minuto con Aquino. Gol! Gol! Il raddoppio arriva al 17° con Gonzales Rodriguez. Gol! Poco prima della mezz'ora, un autogol permette agli ovidiani di portarsi sul 3-0. Sul finire di tempo, altro gol del bomber Aquino e il primo tempo termina con il Sulmona in vantaggio per 4-0. Stessa musica nella ripresa, al terzo minuto Gonzales Rodriguez firma la doppietta. Seguono le marcature al 20° di Federico, al 35° di Sciala e al 42° di Aquino, autore di una tripletta. Nel corso del secondo tempo c'è stato l'esordio del portiere Alessandro Meo che, entrato in campo al posto di Cattafesta, ha fatto registrare il suo debutto in assoluto in promozione. Abbiamo fatto giocare un po' tutti quanti perché il risultato lo ha permesso. Alessandro è un professionista, è come tutta la famiglia Meo che hanno fatto tutti i portieri da Alfredo al padre, al fratello. E Alessandro si allena sempre, viene con noi con la Juniors. È un giovane di buone prospettive, quindi merita anche l'esordio in promozione e sicuramente farà una buona carriera. La gara ha sancito inoltre il reintegro in squadra del centrocampista Osvaldo Morelli, che è stato inserito dal tecnico Cardilli nella ripresa. Il successo in terra frentana permette ai biancorossi di rimanere in corsa per la seconda posizione, avanti sempre di una sola lunghezza. Oggi non è che si possono dare tanti giudizi dal punto di vista tecnico, comunque confermiamo quello che è stato detto la volta scorsa, cioè il gruppo è unito, è voglioso, è determinato. Adesso ogni domenica voi vi prefiggete di dare continuità a questi risultati positivi, perché l'obiettivo è quello dei playoff. Sì, come abbiamo detto la settimana scorsa, noi dobbiamo provare a vincere tutte le partite, poi se arriva una squadra più forte di noi, più organizzata di noi, va bene, spero. Poi io credo che sia difficile perché la squadra è veramente forte, il gruppo è compatto e quello che dicevo pure prima, gli 8 gol fa piacere, però mi è piaciuto molto l'organizzazione di gioco che ha portato veramente tanti frutti e tante occasioni di gol create. Te l'aspettavi un avversario così, a queste condizioni? Perché oggi è stata una partita fin troppo facile. Ma vedendo la classifica, sì, perché loro hanno soltanto un punto, hanno pareggiato qui una partita, hanno segnato poco, hanno subito tantissimo.
quindi, però noi abbiamo preparato la gara in modo meticoloso, perché queste sono le partite, di solito si dice sulla carta sono le più pericolose, però abbiamo fatto in modo di renderla facile subito e quindi abbiamo portato il risultato a casa subito. Un encomio sicuramente ai tifosi instancabili, perché sotto la pioggia hanno incitato la squadra per tutta la partita. Cosa si sente di dire, Cardilli, ai sostenitori biancorossi? Loro sono encomiabili, stanno con noi, io sto qui da 3 anni con loro e non hanno mai saltato una partita né in casa né fuori casa. Un plauso a loro, perché sono veramente coraggiosi, oltre che appassionati, e amano i propri colori della propria città.